Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Gesù si presenta a noi come un incendiario, che non è che sia poi così un'immagine particolarmente bella, sia quando la si considera in senso letterale, perché sappiamo quanto siano distruttivi gli incendi, ma anche dal punto di vista simbolica. L'immagine dell'incendio è negativa perché comunque indica una persona che crea problemi, che turba la pace e il quieto vivere. E Gesù conferma proprio questo aspetto dell'essere incendiario e dice: sono venuto a portare divisione e contrapposizione all'interno delle famiglie. Ma prima di guardare alle conseguenze negative dell'incendio, dovremmo pensare al fuoco come al simbolo dell'energia. Il fuoco dello Spirito Santo è l'energia dello Spirito, è la capacità di vivere con intensità, con passione la nostra fede. Un monaco diceva che il fine della vita religiosa è diventare fuoco. Noi non siamo infatti fatti per la mediocrità, la tiepidezza, ma per un amore puro e travolgente che non si ferma davanti a nulla, per una ricerca della verità che non scende a compromessi con le menzogne, per una carità che ci spinge a cercare il bene degli altri quanto cerchiamo il nostro bene personale, ad una preghiera che ci porta ad essere sempre in comunione con Dio. La nostra vocazione è di essere come il fuoco. Ed è vero che il fuoco lascia dietro a sé la cenere, perché il fuoco purificatore che brucia la paglia annienta tutto ciò che nella nostra vita è inconsistente, lascia solo quello che è solido, consistente. A volte non riusciamo a capire quello che Dio ci chiede, quello che desidera da noi, perché ci spaventa l'idea di lasciarci divorare da questo fuoco dello Spirito. Ma lo ripeto un'ultima volta, Gesù non ci ha chiesto di essere mediocri, ma di essere come il fuoco.